Salve onorevoli, eccoci qui un nuovissimo episodio. Siamo su Fallout 2, come sempre io sono l'Arax di Cormaris. E nello scorso episodio ci eravamo lasciati con l'arrivo a Vol City e, per mio errore, e ora eravamo arrivati, siamo qui nel mezzo del deserto, abbiamo distrutto quel mezzo boss segreto. E ora che abbiamo la mappa che indica la zona dove c'erano i predoni, direi che la possiamo studiare. Questa mappa sembra indicare un accampamento di predoni a est, lo registri sul tuo Pip-Boy. E noi quindi prendiamo la nostra macchinina splendente e andiamo in quel famoso punto che qui prima era Unknown, sconosciuto, che è l'accampamento dei predoni. Ora, perché l'ho usato la mappa? Perché ho usato la mappa? Per il semplice motivo che se venivamo qui senza la mappa ci faceva entrare dall'entrata posteriore che è piena di trappole. Trappole del cazzo, tra l'altro, tutte campi minati che sono fastidiosissimi, proprio campi minati nel vero senso del termine, mine. Ed era veramente fastidioso. Invece così, tac, sei capitato nel mezzo a un gruppo di capanne distrutte. Nel mezzo c'è un vecchio pozzo con una scala che porta in profondità, che è la suddetta scala. Quindi praticamente ci possiamo fare tranquillamente questa missione senza perdere tutti i punti vita, perché siamo stati costretti a girare in tondo come i dementi sulle mine. Perché per noi potrebbe essere anche facile, per loro, per i nostri companion, decisamente molto meno. A parte questo, quindi, direi che come Gesù ora iniziamo a distribuire un po' di steampack al gruppo. Quindi, ora che abbiamo distribuito tutti gli steampack, possiamo buttarci in questa impresa. Lasciando correre, che sarà difficile. Uno, perché ci sono tanti mercenari. Due, perché c'è questa roccia di merda. Non è un corridoio, qui c'è una roccia che impedisce l'accesso. Qui ci può passare una persona alla volta, quindi se noi appena usciamo da qui ci facciamo notare da tutti i banditi, che come vedete sono rinchiusi tutti qui, e la zona che vi dicevo, l'entrata posteriore, si trova di qui. Questo corridoio, se ricordo bene, è anche pieno di mine, quindi vai così, che è una meraviglia. Dobbiamo andare in furtivo e riuscire a passare di qui e almeno fare entrare tutte le persone. Quindi a parte quello, mentre che parlano un boato, qui vediamo delle scatole. Non so se oggettivamente contengono qualcosa, ma posso ben supporre che sono tutti vuoti. Qui non so perché mi ha dato un raggio, qui teoricamente non dovrei riuscire a vederlo. Però a parte quello, sono, come vedete, e su questo aveva ragione, vi rinfresco un po' la memoria, Vol City denunciava il fatto che era attaccata da dei predoni che però sembravano molto ma molto organizzati, e in più non avevano l'intento di saccheggiare Vol City, perché l'ultima volta erano quasi riusciti a fare breccia, però all'ultimo hanno semplicemente hanno battuto in ritirata. Quindi una situazione molto ma molto particolare. In generale quello che vi posso dire è appunto che qui più che mai, anche soprattutto da queste casse che sono letteralmente casse di rifornimenti, possiamo notare come non sono semplicemente un piccolo e stupido gruppo di predoni, sono qualcosa di più. Chiaramente dovremo provare il più possibile ad avvicinare, perché qui poi credo che ci sia qualcun altro. Quindi proviamo a passare. Ok. Tutti stanno arrivando. Dai ragazzi. Bravi. Magnifico, se vi chiedete lui è anche cattivo. Vedi un uomo primitivo, molto muscoloso, con cicatrici nere che ricoprono la sua faccia, ti sta fissando silenzioso. Ti guarda semplicemente in silenzio. Ti guarda in silenzio. Grazie a Dio che lui è pacifico, ma questa pacificità non durerà molto. Infatti non a caso ci attaccheranno se noi proviamo, cioè ci attaccherà se noi proviamo a in qualsiasi modo attaccare gli altri. Qui sono felice che almeno abbiamo l'intero schieramento dei nostri amichetti. Aia. Non so da che parte sta il nostro primitivo selvaggio.
non dalla nostra. Boom, è il nostro bellissimo Marcus. Ma gli devi proprio lanciare la lancia. Ma hai ammazzato il tuo amico per sbaglio. Cazzo, fate proprio schifo, ragazzi. Cioè, e più la gente, cioè, più le cose che, i colpi che vi date tra di voi, che effettivamente il resto di persone che uccidete. Ok, Mister Selvaggio è morto. Come vedete, tra l'altro, sono mercenari praticamente provenienti da ogni parte. Dicevo, da ogni parte praticamente del deserto. Quando ha detto di costruire un esercito, Bishop lo fa sul serio. Ma io qui non vedo chi sta colpendo chi, perché e come. Soprattutto non capisco perché Marcus abbia così poche... pochi turni, letteralmente. Cioè, lo vedo colpire un nemico su 10. Ah, ma stanno colpendo, mi sa, da sinistra. Ok. Comunque io gli stimpa che ho dati, teoricamente, se si mette male la situazione, sempre se non subiscono un critico devastante, dovrebbero iniziare a curarsi. Perché gli hai dato un cazzotto? Perché gli hai dato un cazzotto? La Madonna, cattivissimo. Ok, 34. Mi stecchi lui? Vaffanculo. Ti prego, mio caro amico Sulik, ecco il momento in cui ti alzi. Sta funzionando. Sta funzionando. Non so quanta vita stanno perdendo, ma sta funzionando. Lasciando che veramente ora, soprattutto con quell'arma molto precisa, abbiamo anche, siamo anche ultra iper fortunati, perché praticamente evitiamo di prendere Marcus evita di falciare soprattutto gli alleati. Cioè, come vedete, qui c'erano due alleati e lui ha colpito solo la persona. C'ero sia io di mezzo che il nostro caro Goris. Aia. Aia. Figlio di puttana, ma da che distanza mi hai colpito? Hai un cecchino. Facciate, guardate, lì sono tutti in armatura da combattimento, signori, mica cazzi. Lui si è riparato praticamente dietro il bidone. Cos'è? Zona di guerriglia. 95. Perché no? Ok, uno l'abbiamo ucciso. Ma perché devi colpire quello stronzo? Aia, questa volta ha preso il nostro caro Sulik per 23 punti vita. Non poco, non poco. Ma tu la smetti di sparare dietro il bidone? Figlio di troia. Ok. Oh, bravi ragazzi che usate gli steampack. Bravi ragazzi che usate gli steampack quando servono. Però mi sa che Sulik fa una brutta fine, perché ne ha preso uno solo di steampack. Mark, non lo so, è utile, ma tipo pensa che è in posizione difensiva. Lui rimane sempre nelle retrovie, forse dovrei cambiare il suo... Oddio, che palle, era tutto perfetto. Ok, signori. Sulik è morto di nuovo, ma dalla mamma puttana. Ok, forse questa è la volta buona. La strategia è sempre stata la stessa, siamo entrati qui, solo che per evitare che il nostro caro Marcus facesse troppi passi, se no l'arteria, la vecchiaia, cazzi e ammazzi vari, l'ho lasciato, cioè appena attraversato la zona, ho iniziato il combattimento, così lui ha fatto un attimo da fronte incrociato per il nord. Invece a sud, tutti e tre, io non ho ucciso nessuno in questa zona, se la sono vista loro, dopo vedete lo stuolo di cadaveri. Il problema ora è che giustamente anche il nostro amico inizia a cedere, e qui abbiamo principalmente lui, capitano mercenario, che caga non poco i coglioni, perché continua a bersagliarlo di cattiveria. 7 punti azioni, vabbè, giustamente abbiamo fatto 2 passi invece di uno, quindi speriamo che...
colpendolo almeno gli facciamo passare la voglia di continuare a combattere. Ok, a sud tutti i nemici dovrebbero essere morti. Wow. Il capo dei mercenari scappa praticamente. Direttamente in preda al panico. Facciamo due passi. Qui abbiamo 86, qui 53. Ma prendiamo l'86 perché tanto male che vada li andiamo sempre comunque a prendere. Innegabilmente. Comunque veramente devastante il nostro amico. Comunque loro erano full vita, quegli due che ha sterminato Marcus, se ve lo state chiedendo. Erano totalmente e assolutamente full vita. Aia. Out of ammo. Così non potremmo teoricamente. Appunto dobbiamo andare di colpo singolo. E o glielo diamo a lui o glielo diamo a lui. Lui ha 5 punti vita. Ma ti direi fargli saltare la capoccia. Così almeno ora possiamo avere supporto dai nostri amici da sud. Perché grazie a Dio siamo riusciti a sventare l'intero attacco. Ora fino a quando se la prende con me non mi frega un cazzo. Tanto a me non fa nemmeno più di tanto danno, a essere onesti. Il danno lo fa soprattutto a Marcus, perché Marcus purtroppo è di livello basso. Apriamo una piccola parentesi. Per quanto riguarda il livellamento, i nostri compagni non livellano insieme a noi. Oh, è una benedizione. Quasi, perché non è ancora finita. Credo. Credo vivamente che non sia finita. Appunto. Porca traia. Goris e Sulik non so quanta vita abbiano, però non credo siano disposti a farsi una bella maratona in bocca alle mitragliatrici. Ma perché correte così tanto, ragazzi? Aspettate il gruppo. Aspettate Goris, che di solito risolve i problemi almeno. Ad ogni modo, dicevo, i compagni non livellano insieme a noi in nessuna forma. Ma lui se ne sta scappando o sta attaccando? Non si è capito. Più che altro ognuno ha un proprio livello. E funziona della serie: ogni 4 nostri livelli loro prendono un livello. Anche perché loro hanno tipo il, che io sappia, i compagni che hanno più livelli ne hanno 6 di fasi. Cioè infatti non vengono definiti nemmeno propri, veri e propri livelli, ma più semplicemente vengono definite fasi. E dopo 6 fasi, cioè per dire Lenny ne ha 2, il ghoul di Geco che stiamo insieme ad Harold, per intenderci, ragazzi. Non pensate chissà che cosa. L'ho ucciso? No, ma l'ho mandato a tappeto, i miei coglioni. L'unico problema di Marcus è che è un po' lento, abbiamo ucciso tutti? Pare di sì. La madonna, quanti punti esperienza mi dai ora? 2000. 2000 per aver sterminato tutte queste persone. Mi prendi per il culo? Diverti a prendermi per il culo? Se l'altro siamo arrivati a 188. Porco Giuda, ho sterminato l'intero esercito. Quindi dicevo, a parte questo, signori, quindi fondamentalmente i nostri amici hanno varie fasi. Che i nostri compagni, che in realtà non è una cosa positivissima, perché se vi trovate in una situazione come la mia, dove comunque sono già in un livello molto alto, alla fine Marcus si ritroverà a avere poca vita e poca resistenza, anche perché non gli potete cambiare l'armatura. Però bene o male ce lo faremo andare d'accordo, perché comunque ha il suo bel arsenale cattivo, cattivo, cattivo. Ora iniziamo a razziare tutti i singoli, guarda qua questo che cazzo ha. Tutti i singoli cadaveri e speriamo per il meglio. Qui i resti di Merch Captain. Ok, non si direbbe che sei il capitano. Qui non so se serve, perché per aprire quella casaforte so che servono delle targhette che hanno i soldati tra di loro più importanti, diciamo così. Solo che non mi ricordo esattamente dove sono. Ora dovremmo riscuotere le nostre paghe dei vari cadaveri. Ok, quindi signori, ora ci apriamo tutti gli armadietti, perché in realtà le targhette che ci servono sono... Scassino sto cazzo di coso. Come fai a non riuscire, tesoro mio? Ecco,
Dicevo, sono nei vari armadietti, nelle varie scrigne in giro. Tra l'altro vedo che avete una quantità di profilattici degna di nota. Non so se per qualche particolare situazione, però chiaramente i miei larghi complimenti, ragazzi. Come ci date dentro voi, non ci dà dentro nessuno. Ok, non riesci. E invece sì. Ok. Comunque veramente sono molto dispiaciuto che abbiamo avuto solo 2000. Cioè mi aspettavo almeno un 5000, esagero. Però cioè, porca puttana, abbiamo sventato un intero accampamento e non erano armate di pistoline a rinculo e pistole ad acqua. Cioè pistole ad aria compressa, per essere, rimanere in contesto Fallout. Mi aspettavo veramente molto di più, anche perché insomma voi avete visto giusto la parte finale. Però l'avrò fatto anche due, tre volte. No, dai, due, tre, no. Quattro volte almeno l'ho dovuto rifare questa zona. Tra colpi di sfiga, battute e tutto il resto. Però comunque le due volte sono. Le quattro volte sono più che largamente passate. Ok, ora qui dovrebbe esserci la targhetta. No. Guarda, se mi. Comunque veramente qui è pieno di profilattici, ragazzi. Cioè, non so voi qui in mezzo dove trovate le puttane. La zona più vicina. Diciamo che ignoreno, ma tra molte parentesi, eh. Tra molte, molte, molte parentesi vicina. Non mi potevo aspettare cose diverse. Cose diverse dal nostro caro amico primitivo. Che poi chissà dove cazzo l'hanno preso questo stronzo. Ad ogni modo, allora. Tu non ti avevo perquisito, prendo solo tutto l'oro, anche perché alla fine siamo, vi ripeto ragazzi, sempre la stessa situazione. Siamo a un livello tale dove abbiamo così tanta roba che è inutile anche solo provare a portarsi le cose in giro, dal momento che non troveremo nessuno che abbia tale quantità di denaro per portarsela via. Vi dico che nelle casse, perché a telecamere spente ho scassinato questo e ho scoperto che abbiamo... Targhetta di Tuco. Targhette militari puzzolenti identificano il proprietario come Tuco Benedicta Pacifico Juan Maria Ramirez. Ma che cazzo, stavi sul cazzo alla mamma, al papà, al nonno, alla nonna per darti un nome così. Seguito dal numero 27. Ok. Che teoricamente dovrebbe essere la combinazione della cassaforte. Però ci servono forse più di un solo, di una sola targhetta. Magari qui ne troviamo due, che però comunque non bastano. Ora guarda se mi si rompe la serratura. Fammi salvare. Fammi salvare che mi si rompe la serratura. Devo ricaricare e rirazziarmi tutto l'edificio. Ok, credo che almeno ce ne servano tre. Appunto. Ok. De il biondo. Queste targhette militari hanno il nome del proprietario cancellato, il nome Il Biondo, inciso sul retro. Sotto il nome c'è il numero 11. Ok. Proviamo a dare una mano qui. Vedi una grossa cassaforte di ferro nera, che si capita, tra l'altro è divertente così, sembra tipo che gli stiamo parlando. Troppo pesante, sembra... assolutamente troppo pesante da spostare. Sul davanti c'è una manopola numerata per inserire la combinazione. Gira la manopola. Presta attenzione al rumore dei meccanismi interni. Esamina la cassaforte in cerca di trappole. Non trovi trappole collegate alla cassaforte. Esamina nuovamente. Ok. Un'attenta ispezione della cassaforte rivela un filo nero che si infila nel terreno proprio sotto la cassaforte. Soltanto un po'... scostando un po' la terra, scopri che il filo raggiunge un candelotto di dinamite al quale è attaccato il timer. No, non è il momento, non mi sento ancora un eroe pronto a disinnescare le trappole, anche perché, notando la nostra situazione decisamente drastica, non credo potremmo permetterci di, cioè la nostra bassa abilità, non credo potremmo permetterci di scassinare una, disattivare una trappola. Ho scelto targhetta di sentenza. Sentenza, sotto il nome c'è il numero 16. Ok, ora teoricamente abbiamo tutte e tre le targhette, abbiamo la combinazione. Forse i numeri su questi tre piastrine possono aprire la cassaforte. Si sente il clunk. Adesso la cassaforte è aperta. Guadagni 500 punti esperienza per aver scassinato la cassaforte.
Ok, ora teoricamente non dovrebbero nemmeno attivarsi trappole. E facciamo prima buff out. 3 di questi. Ma 20 li possiamo dare al nostro caro amico Cass. E questo te lo tieni, te lo tieni, te lo tieni, te lo tieni. E abbiamo il libro contabile. Questo libro contiene elencate una serie di pagamenti mensili versati alla banda di mercenari da parte della famiglia Bishop di New Reno. La portata dei pagamenti dipende molto dalla pressione esercitata su Vol City dai mercenari. Vol City potrebbe trovarlo interessante. Noi comunque, ed ad ogni modo, abbiamo sterminato tutti i mercenari. Quindi possiamo teoricamente andarcene con tranquillità. Se ben ricordo, dovrebbe darci dei punti esperienza uscendo dall'avamposto, dal, come lo chiamiamo, dal bunker. Non vi faccio vedere questa zona, ragazzi, è semplicemente l'ingresso di una caverna. Oh, sì. Hai distrutto la banda di predoni, non saranno più in grado di fare razzie in questa regione, guadagnato un livello. Goris ha guadagnato un livello, guadagni 2000 punti esperienza. Ok, siamo a 190, abbiamo guadagnato i nostri 57 punti, che facciamo arrivare immediatamente a 30 e praticamente ce li siamo mangiati tutti, non sto scherzando, ce li siamo mangiati tutti qui. Ora, gioco d'azzardo, escursionista o barattare, non lo so, questi me li tengo di riserva, signori, me li tengo di riserva. Tra l'altro, prossimo livello, apriamo una nuova strenna. No, guarda che ho fatto cance, la mamma puttana. Sta roba che devo fare, cioè che in realtà è anche utile, molto utile, perché spesso faccio la cazzata di magari mettere punti che non voglio. Però, puttana troia, siamo a 130 e siamo liberi di ritornare tranquillamente a New Reno. Quindi, ok. Pardon? Pardon? Tra l'altro guardate che bello che hanno riciclato la roba del... di Fallout 1, questa era appunto la roba dei Khan, però loro non sono Khan. Infatti, come dicevo, questa era l'altra entrata. E la faccio vedere. Ah, cazzo, sta qui la macchina, minchia, mi era sparita la macchina, mi stava per venire un infarto. Questa era l'altra entrata, come vedete, piena di scorciatoie. Tra l'altro qui vedete una scala perché c'è un livello in fondo, perché oltre alle trappole esplosive ci sono pure delle trappole dove voi cadete giù ed è pieno di scorpioni. Nulla di pericoloso data la situazione, non sono nulla di pericoloso, però è veramente fastidioso, avremmo perso un boato di tempo, tutto il tempo ad aspettare le cure eccetera eccetera. E questo è il corridoio più pericoloso, perché questo, oltre delle varie trappole esplosive, questo è praticamente tutto trappole esplosive, e da questo corridoio saremmo comparsi dall'altra parte dove c'era la grata. Però sarebbe stato 10 volte più difficile, per il semplice motivo che non saremmo riusciti in nessuna forma a contrastare i mercenari con un attacco frontale. Anche perché noi dovevamo aprire due porte, quindi immaginate, dovevamo aprire due cancelli, se vi ricordate, avete visto prima, e rimanevamo praticamente lì imbottigliati, e come se non bastasse, tutti i mercenari sarebbero radunati di fronte all'entrata. Loro potevano sparare, invece noi eravamo lì costretti, incastrati. Sarebbe stato veramente deplorevole, diciamoci la verità. Siamo ancora al mattino, quindi... voglio che tu rimanga qui finché non sarò tornato. Perfetto, così possiamo entrare con tranquillità. Comunque tutto sommato non abbiamo avuto queste grandissime perdite. E direi che a parte questo dobbiamo, perché no, prima correre dal nostro caro amico guardia di Vol City, capo delle guardie, capo della polizia, chiamatelo come vi pare. Tanto è interessante che fanno entrare... non fanno entrare un super mutante, ma un Deadclaw albino sì, invece. Chiaramente è il sogno di tutti avere un Deadclaw albino in città. Si vede che il travestimento, per quanto goffo, funzioni molto bene. Quindi tu, amico mio, il sergente, bentornato cittadino, a proposito dei predoni, li ho eliminati. Li ha eliminati? Certo, Vol City non deve più preoccuparsi di loro.
Avverti subito il primo cittadino, sono certo che vorrà essere informato al più presto. D'accordo, vado subito da lei. Ok, e qui ora la missione si infittisce. Perché ricordate quella storia di Bishop che si vuole avvicinare all'RNC, quindi ora abbiamo capito anche il giochetto che sta facendo con i predoni. Forse non è l'unico a avere strani intrallazzi con l'RNC, ma ora lo scopriremo. Questo è anche collegato alla primissima missione che ci dà lo stesso Bishop. Quindi qui facciamo un bel salvataggio. Tutto questo fatemi vedere se sta registrando. Ok, dicevo signori, spostiamoci qui e parliamo. Prima di parlare col cittadino Linette, diciamo che mettiamo mani qui, spero che non si arrabbi. No, non ci dice niente. E dobbiamo lasciare l'olodisco di Bishop. E parliamo con lei. Ho What is it I can help you with? alcune informazioni riguardante quei predoni che hanno attaccato la città. What is it? Li ho spazzati via, erano rintanati in una serie di caverne. Ai piedi delle colline a sud. Questo no, perché ricordate sempre che Linette ha un livello, una barra, diciamo così, di rispetto. Più voi gli mancate di rispetto, più non avrete una ricompensa interessante, ok? Più quindi vi mostrate servili, gentili e tutto, e avrete questa ricompensa interessante. Li ho spazzati via, erano rintanati una serie di caverne ai piedi delle colline a sud. You did it. Excellent. You have performed a valuable service for Vault City. Please accept this as a token of our appreciation. To think a band of raiders was causing so much trouble. Hai spezzato via i predoni e hai aiutato Vault City, guadagni 1000 punti esperienza. Beh, in realtà non era una banda di predoni vagabondi, si è scoperto che si trattava di mercenari. Mercenaries? Who hired them? La famiglia Bishop di New What? Reno. How do you know this? What evidence do you have? Ho trovato questo libro contabile nella cassaforte dei predoni che riporta pagamenti da parte dei Bishop per una campagna terroristica trimestrale contro la vostra città. O con l'opzione di un prolungamento di un mese nel caso vi foste dimostrati testardi. I'm not surprised. Bishop visited not long ago and suggested an alliance. I refused, of course. We do not associate with criminals. Forse questo era il suo modo per costringervi a stringere un'alleanza. Possibly, but it would never work. I would sooner ask NCR for help. You have done Vault City a great service. Please, take this as a token of our appreciation. E guadagniamo altri 1000 punti esperienza, dimostrato che Bishop ha soldato i predoni. Il piacere è tutto mio, primo cittadino. Buona giornata. E ora gli consegniamo l'olodisco per il semplice motivo che se glielo davamo prima non lo accettava, tra parentesi. Cioè lo accettava in realtà, però non ci avrebbe dato i punti esperienza. Ho Yes, what is it I can help you with? trovato qualcosa nella cassaforte di Bishop che potreste trovare What is interessante. it? Ho trovato questo olodisco della cassaforte di Bishop. Bishop era stato pagato dall'RNC per costringere Vault City ad unirsi alla Repubblica. Quando avete rifiutato la sua offerta, ha assoldato dei mercenari per attaccarvi, in modo da farvi chiedere aiuto all'RNC. They sent mercenaries to murder my people because I wouldn't join their government. I can barely believe it. E guadagniamo 2500 punti esperienza, signori. La cosa si fa ancora più complicata, anche Thomas More è coinvolto. Questo non so se lo possiamo dire, perché lui dirà in che What do you senso? mean? More in realtà sta lavorando per la New California A Republic. spy for NCR? That would explain a great many things. Thank you for exposing this citizen. That problem I can take care of immediately. Mi fa piacere tuttavia per aver scoperto tutte ste robe su New Reno RC, mi domandavo se ci fosse una recon. No. A proposito del problema con RNC, c'è qualcosa che potrei fare per aiutarvi? I need you to go immediately to New California Republic and find Counselor Weston, Roger Weston. Give him the holodisc. That should ensure no more raiders get hired. Aspetti un secondo. Andare all'RNC, non sono loro i responsabili di tutto questo? Roger Weston is probably the only honest man in the New Republic and sympathetic to our cause. Va bene, gli consegnerò il disco. Your patriotism will not go unrewarded.
Go now. Time is of the essence. Può contare su di me, primo cittadino. Tornerò dopo aver consegnato il disco a Westin. E ora siamo sempre sulla lunga strada per ottenere una ricca e larga ricompensa. E sarà molto, 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 molto difficile. Comunque, smascherato la condotta di Mor come spia per l'RNC. Questo teoricamente non dovrebbe creare molti danni, almeno ci toglieremo appunto quel predicatore rompicoglioni da in mezzo alle strade, puttana troia, ogni volta che passavo sempre a urlare. Sì, stiamo facendo il doppio gioco, lo ammettiamo in tutta tranquillità, ma questo non è assolutamente un problema particolarmente grande. Mi chiedo se Mor sia proprio totalmente svanito nel nulla. Pare sì che sia totalmente svanito nel nulla, cioè l'hanno proprio accoppato di fila. Bene, anche perché comunque detto tra noi come sfia faceva veramente cagare, diciamoci la verità. Ma innegabilmente, signori, ora come ora abbiamo sistemato la questione dei predoni e ora si inizia a sbrogliare tutta un'altra lunga sezione di missioni. Quella di Westin, già vi preannuncio, sarà l'ultima per Vault City perché cioè, poi finiranno. E poi si sbroglieranno già due perché portando a 130 Scienza abbiamo liberato il primo filone dei Wright a New Reno e sbloccando questa missione di Westin abbiamo sbloccato anche quella di, dei Bishop, così da un lato possiamo ammazzare Westin una volta che abbiamo dato l'olodisco, dall'altro possiamo iniziare la missione dei Wright, che tra l'altro è quella famiglia più sottovalutata di New Reno, ma secondo me è quella che ha una delle missioni più interessanti di tutta New Reno. Quindi, signori, ora come ora, l'olodisco lo vedremo nel prossimo episodio. Direi che sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. E ci becchiamo nel prossimo episodio.